Ciao ragazzi, visto che molti di voi erano interessati al mio esame di maturità, e di questo ne sono piacevolmente colpito perché non mi aspettavo foste così interessati, oggi vi racconto, senza scendere troppo nei dettagli, un po' di questa mia esperienza. Un esame di certo diverso a causa di ciò che è successo in tutto questo periodo, che inizialmente pensavo si facesse in videochiamata online, magari in maniera facilitata, ed invece poi è diventato quello che è diventato, ossia un esame piuttosto impegnativo. Qui fra l'altro abbiamo avuto modo di conoscere la vera struttura solamente negli ultimi giorni di maggio, e quindi prepararsi per bene in meno di un mese non è stato facile. 5 prove in un'ora. E in verità io che ho frequentato un liceo musicale ho dovuto anche sostenere una prova strumentale in cui suonavo praticamente. Tra questa prova di strumento, il commento dell'elaborato, l'analisi del testo d'italiano, il discorso interdisciplinare partito da un documento a caso che poi avremmo dovuto collegare con tutte le materie con tanto di domande su tutto il programma, qualcosa di costituzione e poi alternanza scuola-lavoro, vabbè questa è abbastanza semplice, però di certo ho facilitato il caso. Devo assolutamente ringraziare per il supporto, e no, non mi riferisco ad una persona, l'anime che ha rappresentato al meglio questo mio periodo pre-esame, che è stata la seconda stagione di Kaguya-sama, oramai diventato uno dei miei anime preferiti in assoluto. Posso confermare che in base a quando si guarda una serie, questa assume un significato diverso per te, ed in questo senso adesso mi ci trovo anche più legato. È in questi momenti che mi rendo conto di quanto io ami questa forma d'arte, perché sì, gli anime sono una forma d'arte. Quest'anime è riuscito a farmi sopraffare dall'ansia, dallo stress, mi ha calmato, rasserenato, rallegrato tutte le volte che guardavo una puntata. E fra l'altro l'ultima puntata è uscita proprio il giorno successivo al mio esame. Comunque io sono sempre stato una persona abbastanza studiosa. Ho sempre avuto una media piuttosto elevata, tant'è che in terza media me ne uscii anche con 10 e lode. E questa maturità, che dal mio punto di vista come unico vantaggio reale ha avuto la presenza di docenti interni, che poi da me sono cambiati di anno in anno e quindi alcuni neanche li conoscevo così bene, comunque devo dire che mi ha regalato una bella soddisfazione. Infatti, arrivando a ciò che vi interessa di più, sono uscito da questa scuola con il voto di 100 su 100. Senza lode, specifichiamolo. Ciao Orange del passato. Bravissimo Arcanthus, fenomeno. Però tu non ti stai ancora diplomando, quindi beato te. In ogni caso non ci tengo a vantarmi, ad elogiarmi, perché so benissimo che in alcune scuole ci sono delle persone che non vengono premiate meritocraticamente come dovrebbe essere. Purtroppo è vero che oltre a studiare bisogna avere dei buoni rapporti con i docenti, di cui fra l'altro in tutta onestà ho un ricordo migliore verso alcuni di loro piuttosto che con la classe. Non tutti. E l'ambiente scolastico in generale, che per fare un'analogia ha più difetti dell'anime di Tokyo Ghoul, e più avanti più peggiora. Detto ciò non voglio dilungarmi, non ho intenzione di descrivere tutta la mia vita scolastica fino ad oggi. Per quanto riguarda il mio percorso di studi futuro ho bisogno di pensarci ancora un po', però sappiate che non ho la benché minima intenzione di far passare in secondo piano YouTube, ed anzi d'ora in poi ho intenzione di dare ancora di più per tutti voi che continuate a supportarmi giorno dopo giorno, e ringrazio anche gli haters che mi divertono un sacco con i loro commenti sotto i video. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social che trovate qua sotto in descrizione, su Instagram, su Twitch, in cui arriveranno tante altre attività che ho intenzione di portare a breve, e quindi vi saluto. Ciao! かくて嘘と欺瞞の試験期間が終わる。白金の勝利。